Chuck si gira. Più salve. Fa schifo. Forza ragazzi, nella vita non bisogna mai arrendersi. Le ultime parole famose. Adios amigos. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Fortnite. Da quanto tempo veramente che non faccio una puntata del genere? Nel senso, con la facecam e tutto il resto è passato un bel po' di tempo. Guardate che faccia. È frustrata questa zucca, mi spiace. Vabbè, comunque sto facendo questo video per Halloween, perché giustamente, a parte le sfide che ci sono qui, sfide di Fortnite, l'incubo, la prima l'ho già conclusa, la seconda la devo finire. E mi manca una, elimina nemici nelle aree corrotte. Nelle aree corrotte. Oh, e si ha questo murales, diciamo, mortafiamma. Ok, questo spray. Poi nel secondo c'è questa bellissima scia che è veramente uno splendore. E la quarta e ultima c'è il deltaplano. Motore oscuro, che è una figata pazzesca. Quindi direi di affrettarci. Non penso proprio di riuscirla a fare tutti oggi, però devo dire che la home page è molto bella. Poi hanno aggiornato anche questo, bellissimo veramente, devo dire, bel lavoro di grafica eccetera eccetera. È da molto tempo, a dire la verità, che non sto mandando video e non sto montando video. In poche parole, non ho tempo, ok? Non ho tempo. Ed è anche bellissimo il fatto, cioè, di come hanno fatto con la musichetta da sotto. Allora, andiamo nelle aree corrotte. Direi di andare in questa, visto che è la più vicina. Vediamo un po'. Speriamo di fare qualche cosa. Si spera sempre. Ma poi alla fine se ne va in tilt qualcosa. Inoltre, in queste aree corrotte, come avrete visto tutti, ci sono questi cosi qui che fanno fuoriuscire, diciamo. Sì. Oddio. Aiuto, sta laggando. Non so. Ok, primo fatto. Qua ho avuto fortuna. Aiuto. Prendi. Ecco, non è che mi serva molto. Oh madonna. No. Quanto gli mancava, vediamo. Raga, è stato ucciso dagli zombie, per così dire, dai mostri. Gli mancava veramente pochissimo. Se mi fosse comparso un fucile d'assalto, come una R, sarebbe stata la gioia. Una gioia per gli occhi. Peccato che ciò non è avvenuto, ed è un peccato veramente, perché l'animaccia sua. Comunque, prima non è che eravamo andati, non siamo andati proprio malissimo, anzi l'ho colpito pure in testa. Ehi, due fucili a pompa blu poi. Salve. Sì, salve. Vediamo, quella più vicina sembrerebbe essere questa. Pure che facciamo un'uccisione ogni partita, è comunque una cosa buona, ma almeno me lo tolgo davanti questa sfida. Anche perché, come ho detto, non solo per avere lo spray, cioè i premi insomma, ma più che altro perché così almeno me lo tolgo davanti. Perché non vorrei che poi passano i giorni e ciao. Non sarebbe una cosa fantastica da vedere. Ok ragazzi, siamo già in 4. Buongiorno. L'anima tua. Vabbè raga, sono morto. Salve. È un piacere fare affari con lei. Aia. Ecco, sono morto. Vabbè, io lo sto facendo in un giocatore singolo. Però se fosse stato a squadre, come dire, mi avrebbero dato una mano in compagni. Però, sapete com'è. Meglio soli che mal accompagnati. Come sempre. Sono stato il primo. Ma se adesso non mi fai fare un'uccisione, visto che sono stato il primo a ringraziare l'autista dell'autobus, ce la possiamo fare. Per favore non mi fregate le cose, sennò. E dai! No vabbè raga, sono stato fregato. Perché quando io faccio quadrato non me lo fa? No, me lo puoi spiegare?
Inizia a farlo e poi non finisce. Io tengo premuto e non fa niente. Se dobbiamo essere fregati in questo modo, però non ci tengo. E ultime parole famose. Sono stato il primo a ringraziare l'autista dell'autobus. Fammi fare un'uccisione almeno. Sì, e che te lo dovevi dare sta gioia? Ti furo le gomme? Le storpio il cane? Ma non era quello il cane. Altro giro, altra corsa. Mi regola. E inoltre ho sbloccato un bel po' di cose. Questa bella scia che fa tutto l'arcobaleno. Tipo galassia, insomma. E grazie. Guarda quante belle zanzare. Quanto odio le zanzare, non potete capire. Ecco, quelli si fermano. Appunto, fermatevi lì che fate una bella corsa. Avete fatto la scelta migliore. E te pareva. E te pareva. E te pareva? Quando una volta ti è andata bene, poi basta. Forza ragazzi, ennesimo giro, ennesima corsa. E che Dio ce la mandi buona. Me la mandi buona. È una parola. Se ci fosse stato l'omino Michelin mi avrebbe fatto un sedere tanto, lo dico io. Fate atterrare prima a me, che poi vi rompo la testa. Eh? Facciamo così? Ah, perché io non vorrei stare tutta la giornata a fare sta cosa, eh. Ecco. Forse un po' troppo basso. No, forse sono preciso, per una volta. È preciso, ma ce n'è un altro, ma guarda un po'. Oh! No, ma io me lo sentivo che dovevo andare in quella casa. Casa, pur. E cosa ho trovato? Bimbo, dove sei? È scappato. Sì, vabbè, ciao. Buongiorno. Tutto a posto? Woohoo! Vediamo che succede. Ah! Bellissimo! No, vabbè, cosa ho fatto? Era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare. Volendo, potevo anche aspettare lì dentro. Cioè, lì, ma... sicuramente mi avrebbe ucciso. Che poi là sarei stato completamente allo scoperto. Quindi state bene. Però qui non è da me. Cioè, se quello non se ne fosse andato, io l'avrei ucciso. E vabbè, raga, non ho materiali. Maledetta te. Oh. Mo non fai più il gradasso. Raga, mi devo riparare. Oh cavolo. Ok. Non va decisamente bene. Ok. Al massimo potrei rifugiarmi qui. Ok, medichiamoci. Peccato che quell'uccisione l'ho fatta fuori da laggiù. Sono contento di aver ucciso quello lì, perché... cioè, ma la sua vista brutta. Ok. Ma volendo potrebbe farmi incomodo. Oh oh. Cavolo, non ho... raga, non ho materiali. Piacere. Venga, venga. Sta scappando o cosa? No, voglio sapere quanta vita ci avevi. E tu stai aspettando a me! Vabbè raga, io non ho parole, eh. Non ho parole. Forse sono stato veramente deficiente perché se gli avessi sparato un altro po' sarebbe morto. Proprio che poi si è riparato, non c'avevo materiali. Ciao, buonanotte! Comunque la seconda uccisione nelle zone, in quel tipo di zone, non l'abbiamo fatta. Vabbè, siamo deficienti. Perché io ci avevo pensato, avevo detto, vado a vedere se sotto a quel coso c'è già un'arma. No, vabbè, vediamo se c'è qualche, forse...
Non ce n'era uno di forziere, tant'è che quello se n'è andato. L'unica arma che stava era quella lì che stava appunto dove avevo pensato. E guarda un po', non è che sono andato lì, no. Ma perché sapete qual è il problema? Che ci sono le volte che lì sotto, sotto a quelle cose, non ci mettono niente. O perlomeno ci mettono qualcosa, ma so colpi. Cioè ci mettono i colpi delle armi, non l'arma. E invece in questo caso c'era l'arma. Peccato che vabbè. Se io dovessi andare una seconda volta in quella zona, non ci troverei niente, manco un'arma, manco i colpi ci troverei, so sicuro. Bene, mi sa tanto che qui forzieri non ce ne saranno mai. Oh, madonna santa, ma guarda un po'. C'è qualcosa? Non c'è niente? No, vabbè, io vi ammazzo, veramente. È un complotto, raga. È un complotto. Stanno facendo apposta, lo dico io. Giustamente le pistoline, no? Perché mi servono assai le pistoline, no? Sai che ce faccio io con le pistoline? Una bella insalata. No, da pistola. Oh. Vabbè. Proprio a questi piacciono le pistole. A me no. Oh. Questa sì che mi piace. Ok, non so dove stanno sparando, cioè. In che distanza? Ah, pensavo fosse qualcuno. Poi bene che questi mostri. Non riesci a capire. Disgraziato! Ok! L'anima vostra! Non posso pensare a voi! Maneschi! Ad ogni modo... Oh madonna, mi ha fatto spaventare qualcosa! Giorno! Ecco, lo sentivo! Quanto male! No, vabbè. Sì, salve. Sono felice di fare la vostra conoscenza. Quanta bella gente! Sapete, amo essere in compagnia di gente come voi. Per favore, prendilo veloce. Come avete usato? Ok, prendiamo i funghi. No, fermo! Che vedranno. Funghi volanti. Ci avete mai pensato? Io sì. Ma è Donald Trump? Ah. Controllate comunque sotto le scale, c'è sempre qualcosa. Comunque mi piace troppo questo mantello. Cioè, è semplice. Ha le toppe, mancano solamente le toppe al sedere, ma vabbè. Inoltre, di questi mostri, c'è addirittura il boss. Magari questi cosi li caricano. Più salve, vuole saltare anche lei? La vedo carica. Madonna santa, ci è mancato poco. Che v'ho detto io, mannaggia miseria. Ehi, gentilmente, potreste levarvi? No! No, ce l'hanno fatta! Aiuto! Ecco, lo sapevo. Sono stato fino a mo. Dai! No, maledetta te! Magari t'ammazzano. Madò, che cosa fantastica, sai com'è? Cioè, fino a mo sono stato. Potevi venire prima. Poi il bello è che manco il tempo di prendermi il medikit. Se no ce l'avrei fatta. No, non si ha mai. Capitasse una cosa buona nella vita. Vabbè, cerchiamo di fare qualcosa qui. Chi si è visto si è visto. Maledetta te, ma ne avessi preso un di cosa. Adios amigos. No vabbè raga, non ci credo. Se non ha preso Magnacus. Magnacus a pagliarti. Potresti correre per l'amor del cielo. Che caspita scivoli. Se vuoi fare lo scivolo vai al parco giochi. No vabbè, c'è già qua. E io lo sapevo. E io lo sapevo che doveva cadere. Vabbè, stiamo per morire.
Magari. Oh, t'ho visto, sai. Ne avessi preso una volta. Buongiorno, vorrei vedere a te con 4 di vita. Che caspita dovevi fare? Gentilmente, potrei fare questa terza uccisione, non dico in modo semplice, ma sapete dunque. Potrei farla, no, no, perché a me piacerebbe concludere questa sfida. Aia, sono fatto pure male. Sarebbe un piacere clamoroso. Anche perché, guardate, 2 di 3, 500 punti. Poi uno spray, mi farebbe comodo. Aia, la faccio, Katin! Non viene fare così. Così almeno non mi vedono. Posso fare con tutta calma. Magari la calma. No vabbè, io vi odio, io vi odio, cioè vi odio con tutto il cuore. Se mo non mi fate fare la terza uccisione, vi spacco le trabecole, eh. Vi prendo la vertebra del capocollo e ve la smonto. Anzi, vi prendo la colonna vertebrale e mi suono l'adagio di Albinoni. Voglio vedere come cammini senza la colonna vertebrale mentre suoni l'adagio di Albinoni. Altro giro, altra corsa. E si spera in questa ultima partita che facciamo l'ultima uccisione. E vieni. Li trovi anche sopra gli autobus. Che schifo. Almeno pagate il biglietto. Scusami tanto. Bel sorriso. Vai dal dentista. La vedo un po' stramba, eh. Questo è un po' incazzata, eh. Male. Non l'ho sparata, rimarrà incazzata per sempre. Condotti confusi. Sono un po' confuso anch'io. Ok ragazzi, ce la potremmo fare? Ce la potremmo? Ce la dovremmo? Potremmo? Dovremmo? Dobbiamo farcela. Nella vita non bisogna mai arrendersi. Buongiorno. Giustamente, se non me lo prendi il coso. Oh cavolo. No. Oh, sai cosa ti faccio invece a te? Ti smonto la dentiera e mi faccio un posaceneri. Il bello è che il deficiente io faccio quadrato. Non me lo piglia. È inutile. Testardo peggio di un mulo. Senza offese col mulo. Però. Ah, troppo lontano, no. Buonasera, 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 molto piacere, sono molto contento di averla incontrata, mi fa schifo, ecco, posso dirlo? Mi fa schifo, perché la verità è quella, cioè, poi non si lamenti, non venga da me e non mi dica il fatto, io non sono una brutta persona, no, lo è, perché se fa queste cose è veramente una brutta persona, se lei dice che non è una brutta persona, io le smonto la dentiera, la colonna vertebrale, come ho detto a quelli di prima, e mi faccio veramente un posaceneri. Oh, mettiamoci questo bel deltaplano che mi sembra molto felice. E appunto, guardate, com'è felice lui. Vorrei essere felice anch'io. Fatemi fare questa terza e ultima uccisione. Così almeno ci mettiamo una bella pietra sopra. E ci vediamo con il prossimo video, si spera. Poi io spero in meglio, veramente. Cioè, io ce la sto mettendo tutta, ma mannaggia la miseria. Oh, se sta arrivando qualcuno insieme a me, che venga. Ecco, dopo di me. Quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Quando mai? E te possano ammazzare, buongiorno! Tu sta che già un'ora è passata all'inizio di sto video. Sì, vabbè, poi manco tu ci sali qui dentro. Buongiorno! E vabbè, qui ci sono i mostri pure.
Ok. No, vabbè, sei un infame, te lo dico. E perché non mi prendi le cose, Lami? No, 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 se lo fate, vi spacco le travecole. Beccatevi. Beh. Ah! Io mi domando. Allora, il mondo è strano, la vita è strana, la vita più che altro è brutta, fa schifo. Ma che poi io ti dico di lanciare una cosa e tu non me la lanci? Cioè, quello è ancora più strano. Poi non mi ha contato manco quelle uccisioni, perché una di quelle era nella zona. Cioè, quella non era una zona. Vabbè, sì, dai, tanto ormai. Non lo era del tutto, ma comunque c'erano i mostri. Farmi la grazia, no. Non era proprio cuzzo. Era troppo bello per essere vero. Poi quello era più scemo di me, proprio, se vogliamo proprio dirla tutta, l'ultimo. Quello con fucile a pompa. Te, ho avuto fortuna, ma da una parte. Dall'altra no. Quei belli occhiettini felici, madonna. Oh, santa miseria benedetta. Ah, ok, mi sembrava strano, no? Finalmente. Guarda, non stavo più nella pelle. Oh, mi sento più leggero. Ma veramente ce l'abbiamo fatta. Oh, madonna, non ci credo. Oh. Olè. Bellissima la scritta, inoltre il font, grazie per aver giocato. Fra 22 ore potrò fare, insomma, questa sfida. Cioè, questa è la terza parte. Spero di riuscire a finirlo, anche perché vorrei prendere soprattutto questo. Questo veramente mi piace tantissimo, sto deltaplano, cioè è una cosa bestiale. Spero che questo video veramente, madonna santa, cosa ho passato l'inferno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ne usciranno altri di video di Fortnite. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.